Allora, la mia passione per il mondo del vino, o meglio, per il vino, inizia all'età di 9 anni, quando un medico molto bravo mi curò con bistecche di cavallo e vino rosso. Mario, allora, con quante aziende hai lavorato qui inoltre poi? Quali sono un po' le differenze delle varie aziende? Io ho lavorato per 4 aziende come dipendente, sempre tutte dell'Oltrepò Pavese. Direi che la differenza sostanziale era tra un paio di aziende di personaggi arrivati da fuori dal territorio e invece di 2 aziende dove era la tradizione assoluta del territorio. Questo voleva dire interpretare in maniera un po' diversa la produzione del vino, ma sempre puntando esclusivamente sulla qualità. Allora, una cosa che ricorderò sempre e che mi è cara, che quando ho cominciato a lavorare in questo mondo affascinante e coinvolgente, ho avuto la fortuna di essere l'unica espressione in un lasso di tempo di 15-16 anni e sono stato accolto veramente da una decina di colleghi più anziani come un essere strano che invece di scappare dalla terra ci è rimasto e ha voluto fortemente lavorare in questo mondo. Tutte le problematiche dell'Oltrepò le conosciamo, ma oggi l'Oltrepò come territorio nel panorama vinicolo italiano, secondo te a che punto è? In questo momento ho fiducia nell'Oltrepò Pavese, sono ottimista finalmente e devo dire che è un territorio in crescita. Ovviamente deve fare i conti col passato, quindi sarà un percorso un po' lento, però abbiamo delle realtà bellissime, ma soprattutto 2 fattori. Il riconoscimento da chi scrive guide e non solo, ma anche da imprenditori importanti fuori dal territorio che vogliono investire in questo territorio. Unitamente a queste affermazioni bisogna anche dire e rimarcare che alcune delle aziende storiche più significative da alcuni anni hanno investito in immagine, in qualità e stanno lavorando molto bene. Un esempio arriva anche da questa associazione del Pino Nero nata l'anno scorso che ha preso subito grande interesse sia nel proporsi sia nell'essere accolta dagli addetti ai lavori. Ma oltre questo aggiungerei che almeno 40 giovani, per la maggior parte laureati o in enologia o in agraria, stanno conducendo le aziende loro molto bene e puntano decisamente sulla qualità. Ma volevo fare questa domanda, ma è proprio vero che inoltre un po' si può fare di tutto? Quello che metti giù viene bene? Diciamo che l'Oltrepò ha un territorio veramente molto vasto, con nature di terreno diverse, con altitudini diverse, con esposizioni diverse. Per mia esperienza acquisita, soprattutto sul territorio di Milano, ho vissuto la presenza di 40 vitigni diversi italiani e tutti con risultati molto interessanti. Il discorso ritorna alla domanda di prima. Il territorio, ma la zonazione. Porto un esempio che vale un po' per tutto il territorio occidentale. Quando io dico Rimanazzano, Retorbido, Codevilla, Corazza Coste, partiamo dalla pianura con terreni argillosi e arriviamo a 350 metri sulla vena del gesso. Quindi, scusate il termine, coglione che pianta il Barbera o la croatina sulla vena del gesso o che pianta base spumantistica sulla via Emilia. Allora Mario, ci hai portato 2 vini alla cieca perché io non ho voluto sapere cosa fossero, da degustare. Ho pensato di portare 2 vini significativi del territorio, in quanto molto diversi tra di loro, ma entrambi importanti. Sono 2 vini
uno particolarmente in forte crescita di immagine, l'altro un po' meno, più per i tradizionalisti, ma entrambi meritevoli di essere promossi. Dunque, la scelta è stata facile per me. Prima mi avevi fatto una domanda e me l'ho dimenticato, un soprannome, Mister Pino Nero, perché tra i viventi sono il primo in Oltrepò che ha iniziato a produrre Pino Nero vinificato in rosso. E perché ho sempre avuto una grande passione per questo prodotto, in assoluto il vino più elegante che esista tra i rossi, quindi diventa automatico. È un 2016, la conferma del fatto che io ci tengo a proporre i vini quando hanno raggiunto un certo equilibrio, una certa ampiezza, soprattutto olfattiva, ma se vinificato bene, annate belle come le ultime, il Pino Nero può durare anche 14-15 anni in bottiglia. Sperando nel tappo, ovviamente. Quando si parla di Oltrepò si parla spesso di Pino Nero, quindi com'è nata la storia del Pino Nero in Oltrepò? La storia del Pino Nero è una storia molto molto antica, parliamo della metà 1800, i primi, ma era mirato alla base spumantistica. Solo nell'ultimo dopoguerra si comincia a parlare di vinificazione in rosso e direi che vale la pena di ricordare due personaggi meravigliosi, il dottor Carlo Dezza di Montecarlo Versiggia, che per prima si è cimentato su questa strada con risultati veramente entusiasmanti, non a caso riportato dalle guide e via di seguito. Dopo di lui la dottoressa Giuseppina Quaroni di Costa Montefedele di Montu Beccaria, che tra l'altro era la direttrice del laboratorio di analisi della centrale del latte di Milano, e anche lei ebbe dei risultati straordinari. Purtroppo mancò giovane per un tumore e nel 77 io, entusiasta di quei vini assaggiati dal Dezza e dalla Quaroni, nel 77 ho cominciato a produrre Pino Nero in rosso. Questo l'ho portato perché il produttore, o meglio i produttori, che sono degli amici, sono in ottimi rapporti con i padroni di casa, quindi parliamo di un vino rosso prodotto in una zona che consideravano non in grado di produrre vini di questo tipo. Siamo in comuni di Rocca Susella, frazione Gaminara, dove tutti pensavano che si possono fare solo vini bianchi, invece si possono fare anche i rossi, e come. Quindi è un po' una sfida questa da parte mia e da parte dei produttori. Questo è l'Oltrepò. L'Oltrepò voleva dire per i nostri padri, i nostri nonni, Barbera, Croatina, Guarara, Vespolina e magari anche qualcos'altro. Adesso ci limitiamo a questi quattro. Normalmente Barbera e Croatina sono i primatori e aggiungerei anche una specifica precisa. Quando dico Oltrepò occidentale, un po' più di Barbera, quando dico orientale, un po' più di Croatina normalmente. Croatina vuol dire tannini, Barbera vuol dire freschezza, acidità, ma poi un po' di Guarara per ammortizzare gli spigolatori dei primi due e un po' di Vespolina per dare più aromi speziati al vino. Straordinario, veramente ottimo, anche questo qua. Qui sono i fratelli Bertelegno. Allora Mario, cosa ne pensi del progetto del Castello di Montebello? Penso ovviamente bene. Tanto bene, è un progetto ambizioso ma mirato sul territorio, ecco questa è la parte che veramente mi entusiasma, quindi bello il castello, bello il posto, bella la storia, ma anche bello il voler significare i prodotti e non solo i prodotti di un territorio meraviglioso come l'Oltrepò Pavese.
quindi l'idea di poter accentrare in un luogo come questo vini, formaggi, confetture, che più ne ha più ne metta, ma anche nell'intento preciso di far conoscere il tutto a chi da fuori non conosce ancora bene il territorio. Quindi sono entusiasta di questo e spero che si concretizzi in tempi rapidi, proprio per dar lustro e che diventi un esempio anche per tante altre strutture come questa, che sono ben presenti sul territorio e che potrebbero dare una svolta importantissima all'Oltrepò Pavese.